Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. La Polizia di Stato ha celebrato questo pomeriggio la festa del proprio santo patrono, San Michele Arcangelo, con una messa presieduta dal vescovo Riccardo nella chiesa di San Michele ad Arezzo. Ascoltiamo un estratto dell'omelia. Questa liturgia di San Michele ci aiuta a guardare avanti. Ha in sé una dimensione forte che chiama raccolta tutti e quindi ha una valenza laicale fortissima. Guardare avanti, puntare gli occhi sul progetto, avere come punto di riferimento ciò che è buono per tutti, o bene comune, come usiamo noi chiamare questa realtà in chiesa. Puntare sul bene comune anche quando vi sono delle difficoltà. La festa di San Michele, che la Polizia di Stato ci fa celebrare con solennità nel cuore di Arezzo, molto bello essere qui, è una proposta. Chi veste un uniforme dichiara col suo stesso vestito di essere al servizio. È un servizio che ti è attribuito. Come peraltro anche chi non ha divise particolari, ma gestisce ruoli pubblici, è al servizio. Questo è il patto costituzionale e per noi cattolici è anche la missione, essere al servizio. San Michele ci aiuti a non perdere coraggio. A volte la lotta è dura, ma non dobbiamo rovinare gli altri, bisogna ascoltarli, non dobbiamo neppure rovinare le buone ragioni di chi ha la responsabilità di guidare la marcia. Stasera in San Michele c'è una rappresentatività forte di questa nostra società che cerca di ritrovare il gusto degli ideali. Domani, 1 ottobre alle 17:30, primo appuntamento del ciclo di conferenze Arezzo nel Settecento, Politica, Cultura, Arte, organizzate dalla Società Storica Aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo. Protagonista dell'incontro Stefano Calonaci, docente di didattica della storia all'Università di Siena, con una conferenza introduttiva sulle istituzioni e rapporti politico-sociali. Tutta l'energia del volontariato, il mondo del terzo settore scende in piazza per costruire e diffondere una nuova cultura della solidarietà, il servizio. Più di 50 associazioni del territorio hanno preso parte lo scorso sabato in Piazza San Domenico alla giornata organizzata da CESVOT Tutta l'energia del volontariato, una bella iniziativa dedicata al mondo del terzo settore per costruire e diffondere una nuova cultura della solidarietà. Il CESVOT ha pensato di riattivare una iniziativa che era antica di 23 anni, ma che poi nel tempo si era interrotta, che era quello di dare conto alla città di tutto questo lavoro, di tutta questa energia, di tutta questa forte generosità. Abbiamo deciso di farla qua, lo abbiamo deciso insieme perché questa è la piazza che ha proprio la vocazione per ospitare una iniziativa così. Questa è la piazza dove si affaccia la Basilica di San Domenico, quindi la grande tradizione della cristianità, ma dove si affaccia anche, più modestamente ovviamente, l'assessorato alle politiche sociali, a pochi metri da qua Casa Tevenin, vicino a qua tutto sommato la Casa Pia. Cioè a dire, questo è un luogo dove si incrociano le speranze, le sofferenze di tanti aretini che insieme anche a Caritas con un contributo importante, anche qui si affaccia ormai il dormitorio invernale, è la dimostrazione di una città che sta insieme a tante associazioni. Nel ricordo di persone importanti, ricordo la persona di Federico Bindi che ha attivato con la sua esperienza e con la sua tradizione un'associazione, la Federico Bindi, che collabora
collabora con grande intensità al bene della città di Arezzo. Questo che vuol dire? Tradizioni diverse, sensibilità diverse, esperienze diverse, ma un unico obiettivo, il bene di Arezzo. Nel nostro territorio il terzo settore direi che, nonostante la crisi economica, anzi forse proprio in virtù della crisi economica degli ultimi 10 anni, non si è bloccato, ma ha semmai aumentato e allargato il suo raggio di influenza, nel senso che sono sempre più le persone che si rivolgono al mondo del terzo settore, aumentano quindi anche le responsabilità che noi ci sentiamo di dovere nei confronti della compagine sociale nel suo complesso, e aumentano anche i compiti del CESVOT, perché basti un dato: con la riforma del terzo settore noi in pochissimi mesi siamo passati da poco più di 300 a quasi 800 associazioni in provincia di Arezzo. Il volontariato non è semplicemente quello che si mette in gioco per aiutare persone più sfortunate o che hanno delle necessità che magari lui non prova. Il volontario è colui che condivide con le persone nel settore nel quale decide di operare momenti di vita insieme, momenti di solidarietà, momenti di socializzazione, cioè praticamente si crea una comunione che, in un momento in cui anche questa nostra Italia sembra molto disgregata, credo faccia bene. Oggi questa piazza di San Domenico, bellissima nella nostra città di Arezzo, è l'incontro di esperienze, di buone pratiche, pratiche buone ma anche per fare del bene, perché ogni segno di volontariato è proprio, come dicevo nel mio intervento poc'anzi, è apertura ad un'alterità, all'alterità che diventa per noi cristiani prossimità, occasione di conoscere per conoscerci meglio, senza paura, senza pensare ma io cosa ho da perdere? Nulla, tu hai tutto da guadagnare. Ogni volontario, penso ai nostri tanti operatori di carità, penso anche, ci sono in piazza i nostri scout, quindi agli operatori di pastorale giovanile, penso ai tanti uomini e donne nelle varie realtà associative, il dormitorio qui a fianco, che offre il proprio tempo. Perché? Per scoprire se stessi incontrando la necessità dell'altro, e nella necessità dell'altro il dialogo che ci fa crescere come comunità. Questa piazza oggi è diventata una piazza che ha un segno profetico per tutta la città. Rimettiamoci al lavoro per gli altri e non sbagliamo. È il tema della memoria, quello scelto da Papa Francesco in occasione della 54esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, in programma il prossimo 24 gennaio, perché tu possa raccontare e fissare nella memoria la vita si fa storia. Con questo tema, ispirato dal libro dell'Esodo, il Papa sottolinea come sia particolarmente prezioso nella comunicazione il patrimonio della memoria. Quarta edizione a Chiusi della Verna del Festival del Turismo Lento, I Sentieri dell'Anima, l'inaugurazione dell'iniziativa al Santuario della Verna con il percorso a lume di candela, Sora Nostra, Madre Terra. Ha preso il via con un percorso in notturna a lume di candela nei luoghi più suggestivi del Santuario della Verna, dal titolo Sora Nostra Madre Terra, la quarta edizione del Festival del Turismo Lento I Sentieri dell'Anima. Un viaggio che ha attraversato anche luoghi normalmente preclusi al pubblico, offrendo ai numerosi visitatori momenti in musica e parole lungo le diverse tappe del tragitto. Benedetta sei tu, aspra materia, sterile gleba, dura roccia, tu che cedi solo alla violenza e ci costringi a lavorare se vogliamo mangiare. Benedetta sei tu, pericolosa materia, mare violento, indomabile passione, tu che ci divori se non ti incateniamo. Benedetta sei tu, potente materia, evoluzione irresistibile, realtà sempre nascente, tu che spezzando ad ogni momento i nostri schemi ci costringe ad inseguire sempre più oltre la verità. Benedetta sei tu, universale materia, durata senza fine, etere senza sponde, triplice abisso delle stelle e degli atomi e delle generazioni.
tu che travalicando e dissolvendo le nostre anguste misure ci riveli la dimensione di Dio. Il percorso è stato pensato in collaborazione con i frati del santuario. È nata un po' sull'onda dell'entusiasmo e della gioia dell'evento dell'anno scorso, che ha visto un percorso simile a questo, con le robbiane illuminate a lume di candela. E invece quest'anno abbiamo pensato un percorso diverso, Sora Nostra Madre Terra, un incontro con la materia, con la concretezza della vita, che però è bellezza. Il Cantico delle Creature di San Francesco, l'Inno alla Materia di Teilhard de Chardin, il Cantico dei Cantici, le poesie di Pablo Neruda, che i nostri due attori stanno provando qui dietro di noi, e tutto, ecco, nella cornice della Verna illuminata nella notte, anche le grotte, anche il Sasso Spicco, ecco, illuminate dalla maestria dei nostri tecnici, ecco, che ringraziamo per un'esperienza di bellezza anche questa notte. Prima di amarti, amore, nulla era mio. Io conobbi cinerei saloni, gallerie abitate dalla luna, hangar crudeli che si accommiatavano, domande che insistevano sull'arena. Prima di amarti, amore, nulla era mio. Il festival ha visto svolgersi momenti di riflessione e confronto, camminate, progettualità, arte e cultura. Abbiamo cercato quest'anno di rinnovare qualcosa rispetto al passato e credo che sia l'inizio per dare continuità a questo festival che abbiamo iniziato 4 anni fa e piano piano, anno dopo anno, cercato di farlo crescere, e quest'anno credo che sia veramente e siamo arrivati veramente a un punto abbastanza importante, e credo che tutto questo ci aiuterà a dare continuità in futuro, anche visto e considerato che siamo la Verna, il comune di Chiusi Laverna e la Verna, sia nel percorso Chiusi della Verna Firenze con Santa Croce e nel percorso sempre su cammini la Verna Assisi. Ecco, credo questo è un impegno importante, onoroso, ma che cercheremo in tutti i modi di essere all'altezza della situazione. Domani, 1 ottobre, è l'ultimo giorno per iscriversi al pellegrinaggio che la diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro farà insieme a tutte le chiese che sono in Toscana ad Assisi il 3 e 4 ottobre per l'offerta dell'olio a San Francesco da versare nella lampada che da 80 anni arde dinanzi alla tomba. Ogni anno infatti le regioni italiane si alternano in questo gesto di omaggio al patrono d'Italia. La diocesi aretina, cortonese e biturgense partecipa solo alla giornata di venerdì 4 ottobre. È prevista la partenza in autobus dal parcheggio Pietri alle 6 del mattino con rientro previsto in tarda serata. Per informazioni contattare l'ufficio pellegrinaggi al numero 368-800-2868. Dal 4 al 6 ottobre ad Arezzo torna il Festival Meno Alti dei Pinguini, la manifestazione promossa dalla cooperativa sociale Progetto 5 dedicata al mondo dell'infanzia. Tra stelle e pianeti è il tema scelto per questa edizione in occasione del 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna. Alle radici della crisi attuale, oltre 200 persone a Camaldoli per la scuola di politica inaugurata insieme alla rivista Il Regno, il servizio. Alle radici della crisi attuale, questo è il titolo di questo primo ciclo di incontri che si svolgono al monastero di Camaldoli in collaborazione con la rivista Il Regno, un nuovo percorso che vede collaborare queste due realtà. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a scommettere su questo tipo di percorso? Da un lato la tradizione di analisi da un punto di vista culturale e politico della rivista Il Regno, dall'altro la grande storia nel monastero di Camaldoli. Mettere assieme queste due tradizioni, certamente diverse, quella della rivista minore nel tempo rispetto al monastero, però consente oggi, come dire, di riprendere con forza l'analisi della situazione, della crisi del nostro sistema politico, delle radici della crisi attuale individuate nelle rivoluzioni e nei totalitarismi,
e il focus fondamentale che abbiamo fatto, che stiamo facendo in questi giorni, sui sovranismi e sui populismi come una sorta di nuovo limite o, se vogliamo, di nuovo equivoco nella cultura e nella politica italiana e non solo italiana, certamente europea e internazionale. C'è un approccio di tipo interdisciplinare negli interventi che si alternano. Qual è l'elemento, a suo modo di vedere, più significativo che sta emergendo? L'analisi che noi stiamo conducendo è un'analisi di tipo sociologico, di tipo storico, latamente culturale, e oggi, ad esempio, nelle analisi che sono state fatte sui populismi è emerso in maniera molto chiara la pericolosità di questi fenomeni come una sorta di ideologia debole e vuota che può assumere le sembianze di elementi di diverse altre ideologie collegate a un'idea organica della nazione o del popolo in questo caso, e messa assieme a una sorta di primato morale di una nazione, di un popolo o di una classe dirigente nuova che si mette al servizio di questa ideologia debole e che può condurre domani a una diminuzione della democrazia di fatto. Il monastero di Camaldoli ospita un importante convegno con la rivista Il Regno, è una prima iniziativa di questo tipo, una prima collaborazione con questa prestigiosa rivista. Come è nata questa idea? Quali sono anche gli obiettivi che vi siete prefissati quando l'avete pensata? Allora, l'idea è venuta da me, ne ho parlato prima nella comunità qui di Camaldoli, perché io sentivo un grande disagio per quanto riguarda la politica oggi, e non mi riferisco solo ai partiti, a quello che leggiamo sui giornali, a quello che accade tra i partiti stessi, ma io sento come che ci sia un deficit della cultura politica nel nostro oggi, e questo deficit mi pare che sia una mancanza di riflessione e di approfondimento anche di quello che sta accadendo veramente nelle nostre scelte politiche. Ne ho parlato con la comunità e poi ho fatto la proposta se potevamo organizzare, approfondire questo tema della cultura politica, che mi sembra molto carente, un vuoto mi pare che ci sia oggi, e abbiamo chiesto alla rivista Il Regno, che soprattutto analizza, tratta questi temi, di darci una mano nell'organizzare questo convegno. E oggi abbiamo avuto una giornata straordinaria, molto bella, di approfondimento sulle le radici della nostra crisi attuale, andando anche indietro nella storia per capire il nostro presente. Alle radici della crisi attuale, questo è il titolo. Quali sono le suggestioni che stanno emergendo in queste prime giornate di lavori che l'hanno in particolare colpita? Io credo che dobbiamo stare molto attenti, perché una fase della storia è finita. Probabilmente gli studiosi che hanno parlato in questi giorni ci hanno detto che la democrazia dei partiti è giunta alla fine, siamo dentro a una democrazia dell'immediato, e cioè si cercano di trovare le soluzioni ai problemi subito, nell'immediato. Allora qui dobbiamo stare molto attenti, perché mentre prima noi venivamo da una democrazia che passava attraverso anche una rappresentanza che c'è ancora nel Parlamento, ma soprattutto una riflessione, una enucleazione dei problemi con una soluzione dei problemi, oggi invece c'è una scorciatoia, è l'immediato che sopravviene. Ecco, io credo che qui dobbiamo stare molto attenti, perché con la tecnologia che abbiamo tutti vogliamo dire la nostra, tutti abbiamo una soluzione. Ecco, e questo è un campo totalmente nuovo che stiamo toccando con mano. Però attenzione, perché questi studiosi ci hanno detto che per la risoluzione dei nostri problemi non basta semplicemente la partecipazione di tutti, che è giusta, ma dobbiamo anche stare attenti alle fake news, dobbiamo stare attenti al sovranismo, dobbiamo stare attenti ai razzismi di ritorno, ecco, a questi tentativi di forza sbrigativi per la risoluzione dei problemi che abbiamo. E sono problemi molto seri: l'immigrazione, l'economia, la disoccupazione, i rapporti con l'Europa. Non possiamo rinchiuderci nella nostra piccola Italia e pensando che richiudendoci nella nostra piccola Italia abbiamo risolto tutti i problemi. Non è affatto così. Bisogna formare
dei cattolici che abbiano questa consapevolezza di avere una responsabilità davanti alla storia, di avere questa vocazione di essere l'anima del mondo. Noi non possiamo formare dei cattolici che magari sono anche gente buona, gente onesta, ma che resta chiusa nel proprio guscio. Oggi bisogna tornare a delle scuole di formazione per i giovani soprattutto. Ma vedete che su tutti i temi più sensibili, alla fine sono sempre i vescovi che si muovono. Quindi io credo che dobbiamo moltiplicare delle scuole di educazione alla politica, la politica nel senso che ho detto prima, come d'altra parte si fa per gli altri settori. Le università pontificie hanno i master per la famiglia, per preparare i catechisti, gli educatori parrocchiali. Quindi noi bisogna che troviamo il modo proprio di, attraverso scuole di dottrina sociale, che la dottrina sociale della Chiesa è un bellissimo trattato di teologia morale, di formare i giovani e invogliarli ad assumersi delle responsabilità. Perché vedete, non funziona attraverso i partiti, non funziona, perché uno entra in un partito, ne deve seguire le logiche, se ci vuole stare. E allora i cristiani nella politica attuale, che sia di destra, che sia di sinistra, ci stanno sempre stretti. E quindi bisogna che a un certo momento trovino un modo di essere uniti fra di loro, che non è fare un altro partito, perché forse sennò si aumenterebbe ancora la divisione, ma un pensiero cristiano, un metodo cristiano da proporsi, da insegnarsi, da seguire, ci vuole. Perché altrimenti siamo un grande gregge disperso, animato da una grande buona volontà. Magari uno vede i problemi, vorrebbe impegnarsi, ma bisogna ritrovare, ecco, questa unità su quelli che sono i principi irrinunciabili del Vangelo. Ciò che illumina la nostra vita è il Vangelo. E il Vangelo è il Vangelo di Dio, ma anche il Vangelo dell'uomo. Perché l'uomo è l'immagine, la somiglianza di Dio su questa terra. Nessun'altra realtà ha questa dignità. Questa era l'ultima notizia, a me non rimane che augurarvi una buona serata con i programmi di TSD. Arrivederci.